è arrivato non solo puntuale, ma addirittura in anticipo. Un motivo c'è. No, io sono arrivato puntuale. Lui è arrivato in anticipo. Perché dovevamo vedere. E il motivo è che vorrebbe concludere un qualche minuto prima, forse, oppure proprio alle 10:30. Domani mattina ha un volo. Un giovane professore deve andare negli Stati Uniti. Poi ci spiegherà durante l'intervallo, spiegherà che cos'è. Ma proprio è rispetto della privacy, questo qua. Sì. Mi raccomando, non mi manderai poi carte, eccetera, non posso dire, queste cose si possono dire. Mi manda carte su dei non dovrò dire delle cose. Allora, carissimi, cominciamo, vero? Ecco, siamo anche un po' in ritardo. Comincio leggendo alcune righe di Sant'Agostino dal commento al Vangelo di San Giovanni. Siamo proprio all'inizio del capitolo quarto, quando lui commenta il brano di questa sera. Dice: Gesù, stanco del viaggio, se ne stava così sedendo presso il pozzo. Era circa l'ora sesta. E Agostino osserva: cominciano i misteri. Non è senza un motivo che Gesù era stanco, non senza un motivo appare affaticata la forza di Dio. Cristo che ridà forza a chi è prostrato dalla fatica, Cristo la cui presenza ci fortifica e la cui assenza ci debilita, non a caso appare qui stanco. Comunque Gesù è stanco, stanco del viaggio e si siede presso il pozzo. Si siede stanco all'ora sesta. Tutti questi elementi insinuano qualcosa, ci vogliono indicare qualcosa, ci fanno attenti, ci invitano a bussare, ci apra a noi e a voi quello stesso che si è degnato di esortarci dicendo: bussate e vi sarà aperto. Sant'Agostino ha una lettura tutta spirituale, tipica dei padri, vedendo dappertutto il mistero o i misteri. Noi siamo un po' più, sono passati secoli e il nostro modo di leggere la Bibbia è anche diverso, però è questo invito a stare attenti. Effettivamente qui l'incontro con la Samaritana è tutto un incontro con il mistero. Stiamo attenti allora anche questa sera e bussiamo in modo da, non da capire, ma di riuscire a penetrare dentro il mistero. No. Buonasera a tutti. Stasera approfondiremo il quarto capitolo del Vangelo di Giovanni, dove incontriamo appunto il racconto della Samaritana, ma poi anche in chiusura ci sarà il racconto del secondo segno che Gesù compie, guarendo il figlio del funzionario del re. Quindi avremo due brani da approfondire e risintetizzo proprio telegraficamente un po' le idee centrali del quarto Vangelo, soprattutto insomma il percorso che abbiamo fatto finora. L'idea centrale è appunto che attraverso Gesù Dio comunica con noi, e questa comunicazione vuole portare luce nella nostra vita. Però di fronte a questa comunicazione di Dio, che parlandoci vuole darci vita, noi possiamo accoglierla o rifiutarla. Quindi luce e tenebre. Allora, abbiamo visto nei capitoli 2 e 3, la volta scorsa, delle possibili risposte a
Dio che in Gesù comunica con noi. Abbiamo visto Maria alle nozze di Cana con la sua fiducia incondizionata nella parola di Gesù, quindi Maria che risponde in modo esemplare alla parola, no? A Dio che vuole comunicarsi. Abbiamo incontrato un gruppo chiamato i Giudei, con il famoso brano della purificazione del Tempio, dove appunto i Giudei non sono il popolo ebraico, ma un gruppo particolare, che è il gruppo dei responsabili religiosi, quindi da non confondere le due cose nel quarto Vangelo. E poi abbiamo visto, ecco, loro invece rifiutano la parola di Gesù, chiedono un segno, ma Gesù, ecco, dice il segno sono io, e quindi loro si chiudono, non danno fiducia alla parola di Gesù. E poi abbiamo incontrato Nicodemo, che va da Gesù di notte, per cui desidera dar fiducia ma senza compromettersi troppo. Questa sera, nel capitolo 15, queste figure, Maria, il gruppo dei Giudei come capi religiosi, Nicodemo, sono tutte figure del mondo ebraico, quindi appartengono al mondo ebraico, giudaico. Questa sera invece, nei due racconti che approfondiremo, come vedete anche dal titolo del nostro incontro, è la risposta a Gesù da persone che non appartengono al popolo ebraico, quindi da persone esterne al popolo eletto. Per cui, ecco, questo è un po' il tema che noi andremo a vedere questa sera. Per cui, come le persone che non appartengono al popolo eletto rispondono a Gesù? Se lo accolgono, se lo rifiutano, ecco, come si pongono di fronte a lui? Allora, entriamo direttamente nel testo, perché appunto soprattutto il racconto della Samaritana è un racconto molto bello, ma anche molto, molto impegnativo, con dei passaggi abbastanza densi e complessi, per cui ecco, cerchiamo di dedicargli il tempo necessario, e per cui ecco, vedete che nei fogli io vi ho suddiviso il brano in varie tappe, per cui ecco, andremo a leggere proprio il testo in queste tappe e cogliere insomma il percorso che l'Evangelista vuole farci fare. Allora, in primo luogo l'incontro con questa donna, la famosa Samaritana, avviene in un primo passaggio che abbraccia i primi 15 versetti del racconto, e quindi è il primo passaggio che noi andiamo a vedere. Però possiamo leggere ecco, rapidamente il testo e poi soffermarci sugli aspetti più interessanti. Gesù venne a sapere che i farisei avevano sentito dire: Gesù fa più discepoli e battezza più di Giovanni, sebbene non fosse Gesù in persona a battezzare, ma i suoi discepoli. Lasciò allora la Giudea e si diresse di nuovo verso la Galilea. Doveva perciò attraversare la Samaria. Quindi abbiamo Gesù che si trova in un luogo della Giudea che è pressappoco in questa zona. Qui abbiamo il fiume Giordano, okay, che scorre, qui abbiamo il famoso Mar Morto, e pressappoco insomma in questa zona Giovanni Battista battezzava. E secondo il racconto del Vangelo di Giovanni, cosa che invece non troviamo negli altri Vangeli, anche Gesù aveva un luogo in cui battezzava, anche se il nostro testo dice in realtà non era proprio Gesù che battezzava in persona, erano i suoi discepoli a battezzare. Allora è molto probabile da un punto di vista storico che Gesù non abbia battezzato, non fosse un battezzatore come Giovanni Battista, ok? Perché il quarto Vangelo ci ha già detto, nel primo capitolo, Gesù battezza nello Spirito Santo, non attraverso l'acqua. Però è molto probabile che dopo la morte e risurrezione di Gesù
il gruppo dei suoi discepoli abbiano cominciato a praticare una forma di battesimo in acqua per distinguere i gruppi, i gruppi di chi seguiva Gesù, i gruppi che invece ancora facevano riferimento a Giovanni Battista. Okay? Queste, ecco, sono cose storiche su cui ancora oggi gli esperti discutono, okay? Perché sono queste informazioni e bisogna fare tante ipotesi, ma abbiamo poche possibilità di trovare riscontri. Ma quello che è interessante è che il nostro testo dice, ecco, quando Gesù sente che comincia a crescere la fama attorno a lui, sceglie di abbandonare la Giudea, quindi Gerusalemme, Betlemme, ecco, sono in questa regione al sud della Terra Santa che si chiama la Giudea, okay? Quindi Gesù lascia questa regione perché dice vuole andare in Galilea, quindi vuole salire al nord, okay? Galilea, qui dove c'è il lago di Tiberiade, dove c'è Cafarnao, dove c'è Nazareth, okay? Però dice il testo, Gesù doveva attraversare la Samaria, quindi per passare da qui e andare in Galilea, dice il testo che Gesù doveva per forza passare la Samaria, ma non è vero che doveva, perché poteva tranquillamente tirare dritto, ok? E ancora oggi, per chi è stato in Terra Santa, uno dei percorsi per scendere dalla Galilea a Gerusalemme è proprio quella di fare la strada lungo il fiume Giordano, che è anche più breve. Mentre, secondo il nostro racconto, Gesù fa così e poi fa così. Allora, non è vero che doveva. Allora, è interessante capire il senso di questo doveva per il quarto evangelista. Non è un dovere geografico, cioè non era l'unica strada che poteva fare. Per cui, se il testo dice che doveva, vuol dire che sotto c'è un'altra ragione, che capiremo meglio quando avremo finito di approfondire il brano. Ecco, ma nel Vangelo, quando si dice che Gesù doveva fare qualcosa, vuol dire che fa parte del progetto di Dio, del disegno di Dio. Ok? Allora, noi abbiamo già altre conoscenze, no? Dai testi biblici, dai Vangeli, sappiamo che tra i giudei e i samaritani non scorre buon sangue. Allora, se Gesù doveva passare per la Samaria, sapendo che non corre buon sangue, però questo doveva significa che fa parte del desiderio di Dio. Quindi nel desiderio di Dio non c'è esclusione. Mentre tra giudei e samaritani non si sopportavano. I giudei consideravano i samaritani degli eretici, degli scomunicati. Per cui, ecco, se umanamente noi ragioniamo così per esclusioni, per contrapposizioni, e invece dice il Vangelo, nel desiderio, nel disegno di Dio, Gesù deve passare anche di là. Quindi Gesù deve rivolgersi anche ai samaritani, deve accogliere anche quelli che umanamente sono considerati degli scomunicati. Ok, quindi la prima informazione importante è proprio su questo doveva, che non è un dovere geografico perché la via più rapida era un'altra, quindi ha proprio un'intenzione di passare per di là. Ok? Allora dice il quinto versetto, giunse così in una città della Samaria chiamata Sicar, vicina al terreno che Giacobbe aveva dato a Giuseppe, suo figlio. Qui c'era un pozzo di Giacobbe. Anche questo versetto ci dà varie informazioni. Ricorda questa cittadina, Sicar, che si trova appunto nella regione della Samaria, proprio lì dove abbiamo anche la scritta, no? Samaria, e nella storia biblica questa località è legata a un dono sovrabbondante,
Giacobbe, il patriarca di Israele, no? Il capostipite dei 12 figli fondatori delle 12 tribù di Israele, mentre li guida dentro questa terra, finiti alla ricerca di pascoli, a Sica trova un grande pozzo d'acqua e in Terra Santa, dove l'acqua è come l'oro, dove si trova una sorgente d'acqua si può abitare, si può vivere. Guarda caso nel quarto Vangelo dirà Gesù: io sono l'acqua viva, venite a me e ci sarà una sorgente zampillante. Allora, per noi che in queste settimane di acqua ne abbiamo anche fin sopra i capelli, non ne fa né caldo né freddo, ma per una terra in cui l'acqua è oro, okay, che uno ti dica chi crede in me, ecco, trova in me una sorgente zampillante, e le orecchie, okay, si raddrizzano. Per cui, innanzitutto, in questa località di Sica, già tutta la storia biblica associa un dono sovrabbondante. Giacobbe, che è riuscito a trovare una località dove i suoi figli con le rispettive tribù hanno potuto abitare, perché c'è acqua, dove c'è acqua è possibile vivere, è possibile mettere su casa, mettere su famiglia. E quindi, innanzitutto, un dono sovrabbondante. E appunto, qui c'è un famoso pozzo chiamato il Pozzo di Giacobbe. Gesù, dunque, affaticato per il viaggio, sedeva presso il pozzo. E allora, per chi conosce la storia biblica, anche il pozzo è un luogo tanto importante, perché molti brani dell'Antico Testamento, soprattutto del libro di Genesi, di Esodo, raccontano storie di racconti al pozzo, dove, ecco, il pozzo era un po' quella che per noi è la piazza pubblica, dove ci si incontra e dove soprattutto si andava a trovare la fidanzata. Quindi andare di sera al pozzo era occasione per cominciare a farsi notare da qualcuna e adocchiare qualcuna. Okay. Quindi il nostro testo sta lanciando varie allusioni, per chi conosce, è familiare a queste informazioni, e appunto ci porta a mettere insieme tutti questi dettagli. Okay. Quindi uno che comincia a leggere dice: ma Gesù che si ferma al pozzo, andrà mica in cerca della fidanzata? Okay. E allora l'evangelista, che conosce queste cose, mette un altro dettaglio e dice: era circa mezzogiorno, e a mezzogiorno non si va mai al pozzo. Quindi sicuramente Gesù non si ferma al pozzo perché vuole trovare la fidanzata. Per noi ovviamente è ovvio, no? Per Gesù, però insomma, per chi scrive e racconta questa storia, con tutto il suo retroterra, ecco, è possibile pensare anche a questo. Però poi dice Gesù, affaticato per il viaggio, quindi questa pennellata di un'umanità molto bella, molto concreta su Gesù, anche lui si stanca di camminare in mezzo a un deserto, perché passare dalla Giudea a Samaria è deserto, è polvere, e bisogna conoscere dove c'è l'acqua. Per cui Gesù è buon pastore, sempre secondo il quarto Vangelo, perché quando conduce il gregge non va allo sbaraglio, ma sa riconoscere dove sono le sorgenti d'acqua, se no uno neanche è meglio che si metta a fare il pastore in una terra come quella di Israele, la Terra Santa, dove l'acqua è proprio una rarità. Okay. E quindi lo immaginiamo proprio affaticato, pur essendo esperto, sapendo, visto che abitava in quella terra, sapeva riconoscere dove poteva fermarsi, fare sosta, trovare l'acqua. Quindi si ferma affaticato presso un pozzo a mezzogiorno. Quindi sì, il pozzo è il luogo degli incontri, anche quelli amorosi, però quello di Gesù non sarà un incontro di questo tipo, perché è mezzogiorno. A mezzogiorno non si va mai al pozzo, perché è troppo caldo, è troppo caldo. Sono i due momenti. Allora, questa è un po' tutta l'ambientazione del nostro racconto.
giunge una donna samaritana ad attingere acqua. È molto strano, perché a mezzogiorno non si va ad attingere acqua. Per cui se questa va a mezzogiorno, vuol dire che va ad un'ora in cui è sicura che non troverà nessuno. Però quel giorno se casca mai. Okay. Però lei non vuole incontrare nessuno, non vuole farsi vedere. Noi sappiamo la storia, quindi possiamo immaginare perché non voglia farsi vedere. Però lei studia proprio di andare al pozzo quando è sicura che non c'è nessuno, perché nessuno va al pozzo a mezzogiorno. Ok? E le dice Gesù. E quindi chi prende l'iniziativa è Gesù. Quindi lei arriva, va al pozzo perché deve attingere acqua, però il primo passo lo fa Gesù. E le dice, dammi da bere. Allora, qui inizierà per la donna tutta una serie di fraintendimenti, perché siamo al pozzo. Okay. E quindi lei dice, ma questo qui che intenzioni ha? Cioè la sta prendendo in larga, ma perché vuole farmi una proposta di tipo amoroso? Oppure, cioè, perché comincia a parlarmi? Ok? Gesù le chiede da bere. Quindi Gesù si mostra bisognoso nei suoi confronti. Quindi si mostra come uno che come noi condivide dei bisogni umani, materiali. Però poi, ecco, Gesù domanda, ma perché vuole donare. Quindi sappiamo, lei non darà l'acqua a Gesù. Quindi Gesù domanda, si manifesta, condivide un bisogno, ma perché vuole donare, non ricevere. Però in questo modo suscita anche in lei il desiderio. Quindi, ecco, Gesù prende l'iniziativa proprio quasi condividendo i nostri stessi bisogni, quindi fa una domanda, ma non perché vuole ricevere da lei qualcosa, perché vuole donare a lei, ma un dono che non le si impone, non le piomba addosso, vuole che lei il dono lo desideri. Quindi Gesù che proprio è un educatore, quindi non parte in quinta dicendo adesso ti do io tutto quello di cui hai bisogno, ma la accompagna piano piano, con delicatezza, ma suscita in lei il desiderio, ma per primo glielo mostra lui di avere un desiderio, di ricevere qualcosa da lei. Ci dice il Vangelo, complicando la situazione, versetto 8, i suoi discepoli erano andati in città a fare provviste di cibi. Quindi Gesù è proprio da solo con la donna, al pozzo, dove si va anche a cercare la fidanzata. Per cui, no, resta sto dubbio. Allora, noi sappiamo già che è mezzogiorno, quindi non è il momento in cui ci si fa le dichiarazioni. Però la donna non sa le intenzioni di Gesù. E quindi, ecco, tutti questi dettagli dicono adesso lei deve sondare, capire le intenzioni di questo personaggio, di questo uomo. E allora la prima reazione della donna: come mai tu che sei giudeo chiedi da bere a me che sono una donna samaritana? I giudei infatti non hanno rapporti con i samaritani, cioè tutta una separazione che dura ancora oggi. Okay? Allora lei lo riconosce dicendolo, etichettandolo come giudeo. Allora, la cosa l'avrà riconosciuto che è un giudeo? Probabilmente dal modo in cui parla, dal dialetto, dall'inflessione della parlata, mica che ci aveva scritto giudeo in fronte o che gli ha chiesto il passaporto, no? Quindi lei lo riconosce dal tono, così come noi riconosciamo se veniamo da Trento, da Siracusa, eccetera, quindi dal modo in cui Gesù parla, lei riconosce che è un giudeo e quindi lei prova a sondare le intenzioni di Gesù dicendo, ecco, ci sono tutti i motivi per cui noi non ci dobbiamo parlare. Come
mai tu mi fai una richiesta? E allora Gesù le risponde, in realtà non rispondendo alla domanda, ok? Per cui lei chiede: come mai mi fai questa domanda? E Gesù parte per la sua strada e dice: se tu conoscessi il dono di Dio e chi è colui che ti dice dammi da bere, tu avresti chiesto a lui ed egli ti avrebbe dato acqua viva. Quindi Gesù non risponde alla domanda che la donna gli rivolge, ma ecco, rilancia ancora di più, dicendo appunto che ecco, se lei fosse consapevole del dono di Dio, però anche noi in questo momento non sappiamo, non capiamo, no? Qual è il dono di Dio a cui Gesù fa riferimento, quindi lo dovremmo capire cammin facendo, no? Quindi in questo senso anche noi siamo come la samaritana, cioè che dono mi deve fare Gesù? Quindi se tu conoscessi il dono di Dio e chi è colui che ti sta parlando, avresti fatto tu questa domanda, perché appunto Gesù ha chiesto, ma perché vuole donare, quindi le sta facendo capire: avresti dovuto tu farmi questa domanda, chiedermi acqua, no? E quindi ancora Gesù la sta accompagnando, sta lavorando sui desideri profondi, sulle domande profonde che questa donna porta dentro la propria vita. E allora la donna controbatte, perché appunto Gesù usa questi termini, appunto il dono di Dio, l'acqua viva, che possono portare una donna che arriva al pozzo da sola con un uomo a dire: questo qui sta tentando, ci sta provando, no? Mi sta corteggiando. Allora la donna dice: Signore, non hai un secchio e il pozzo è profondo, da dove prendi dunque quest'acqua viva? E lei ovviamente si ferma alla materialità delle cose che Gesù gli dice. Quindi lei, Gesù dice questa cosa: se tu conoscessi il dono di Dio, gliel'avresti chiesto tu, ti avrebbe dato acqua viva. E lei dice: d'accordo, come? Non hai neanche il secchio. Quindi lei resta proprio a livello superficiale, immediato delle frasi di Gesù. Quindi noi che un po' abbiamo già approfondito gli altri brani, potremmo già dire: lei sta dando fiducia incondizionata alla parola di Gesù? No, perché non sta capendo niente, è tutta nel fraintendimento, però ovviamente la capiamo, cioè sta cercando di sondare il terreno, però anche il Vangelo ci sta dicendo: guarda, lei sta facendo fatica ad accordare fiducia alla parola di Gesù, però Gesù la sta accompagnando, la sta educando, okay? Quindi non la sta giudicando, tanto più che è stato lui ad attaccare il bottone, ok? Quindi proprio è lui che ha questo desiderio di educarla, no? E quindi la accoglie senza giudicarla, ok? E quindi lei giustamente dice: non hai gli strumenti per mantenere quello che stai dicendo. Sei forse più grande del nostro padre Giacobbe, che ci diede il pozzo e ne beve lui con i suoi figli e il suo bestiame? Quindi, di fronte alle parole di Gesù, che lei ovviamente ancora non conosce come Gesù, ma semplicemente come un giudeo, ok? Però dice: ma che pretese hai di essere più grande del nostro patriarca, che ha trovato questo pozzo e che quindi ha permesso a tutto il popolo di dissetarsi, di trovare acqua che gli ha permesso di vivere, di mettere su casa qui in questo territorio? Quindi lei, anche lei lo provoca dicendo: ma chi pensi di essere, no? E Gesù le risponde: chiunque beve di quest'acqua avrà di nuovo sete, ma chi berrà dell'acqua che io gli darò non avrà più sete in eterno, anzi l'acqua che io gli darò diventerà in lui una sorgente d'acqua che zampilla per la vita eterna. Ancora di più Gesù rilancia
continua, non molla l'osso, Gesù, ma la vuole portare sempre più in profondità. E restando sulla materialità di quello che lei capisce, di quello che questa donna sta capendo, dice: guarda, se vuoi quest'acqua dovrai continuare a tornare qui, perché questa è un'acqua naturale, è un'acqua che devi venire continuamente ad attingere. E sappiamo che per questa donna andare a attingere quell'acqua è una prova dura, perché si deve sempre nascondere, lei ci va di mezzogiorno, quindi è qualcosa che pesa a questa donna andare a mezzogiorno a tirare su l'acqua. Per cui anche qui c'è tutta una simbologia che ci sta dietro a questo, no? A questo racconto. Quindi ecco, di acqua ha bisogno, perché tutti abbiamo bisogno di acqua per sopravvivere, no? Sappiamo che basta l'acqua per sopravvivere, però lei ci deve andare di nascosto, non deve incontrare, non vuole incontrare nessuno, deve tenere nascosto qualcosa della sua vita. Cioè per lei questa ricerca d'acqua è qualcosa di logorante. Ma Gesù dice: sì, se viene per quest'acqua sì che è logorante, ma io ho un'altra acqua che diventerà in te sorgente zampillante, per cui non avrai più bisogno di nasconderti, non avrai più bisogno di evitare di incontrare gli altri. Sarà una sorgente di acqua in te, dentro di te. E quindi Gesù lavora, no, su questo doppio binario, cioè la vuole tirar fuori dalla materialità con cui lei sta capendo e la vuole portare più in profondità. Però la reazione della donna, versetto 15: Signore, dammi quest'acqua perché io non abbia più sete e non continui a venire qui ad attingere acqua. Quindi ancora lei fa fatica, però intanto qualcosa si è sbloccato. Quindi dice che io non debba continuare a venire qui in questo modo, di nascosto.